Anche perché Simone chi preme 90 persone? 88. Diciamo 90 per l'iscrizione. Allora, migliore allenatore promozione B. Qui abbiamo detto quindi i finalisti sono 4. Francesco Moriconi del Loreto. Roberto Lattanzi dell'Elbia Regina. Sergio Calcabrini del San Marco Servigliano e Luca Cerquelli del Porto San Diego. Chiamerei Roberto Albert Torresi da qualche parte, deve essere. Eccoli tutti, vi spero. Buonasera, benvenuti anche voi. Tutte e due le mani occupate con microfono e cartellina, ma è una stretta di mano virtuale davvero molto sentita questa sera. Giuliano, posso svelare il vincitore? Francesco Moriconi del Loreto. Al secondo posto Sergio Calcabrini e Luca Cerquetti ex equo al terzo posto. Complimenti, bravo. E così. Possiamo parlare un attimo con Francesco? Ecco. Guardavo. Francesco, che sapore ha questo premio? Un significato molto importante perché tra l'altro io con la mia squadra sono arrivato dietro a quei paio di allenatori, per cui dietro a lui che ha vinto il campionato, quindi c'è ancora un significato ancora più importante. Noi siamo partiti per una salvezza non neanche tranquilla perché dovevamo soffrire, ci siamo trovati a lottare fino all'ultimo secondo, all'ultima partita, in un punto eravamo tre squadre, non ci siamo riusciti, poi abbiamo preso anche una bella botta sui denti. 4 minuti della fine nello spreggio per gli occhi con passaggio stese, però è stato un campionato saltante. In un luogo molto speciale, no? Quello dove voi giocate, vi allenate, Loreto. Sì, un luogo speciale, c'è la Madonna che ci guarda lassù, forse probabilmente ci ha aiutato un po' lei a arrivare in questa posizione, perché nessuno ci aveva creduto. Però sì, è un luogo speciale, c'è il santuario. Giocavano con uno in più importante. Giocavano in 12, quindi... No, è bene sottolineare questo luogo di culto che porta e veramente richiama persone da ogni parte del mondo. Ora non so se si sente. Io che ho un pochettino le votazioni, questa è stata, probabilmente, poi si vede anche dalla partecipazione, la tavolata della promozione B è la più numerosa. Noi abbiamo tanti che ci seguono da questa categoria. E questa è stata una categoria particolarmente combattuta, non a caso ci sono stati dei ex equo e devo dire che è stata una battaglia fino alla fine, sono stati tutti bravissimi, hanno preso tutti un sacco di voti e l'ha spuntata Francesco per un nulla, quindi ancor merito a lui perché tra l'altro non ha neanche vinto il campionato, però è arrivato lì e veramente tutti uno migliore dell'altro, veramente è stata la categoria più bella quest'anno sicuramente. E allora il grande applauso con cui concediamo rivolto a tutti i protagonisti della categoria miglior allenatore promozione B. Grazie. Un grazie anche ad Albert che è sempre un amico che ci dà una mano e un sostegno. Grazie Albert. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Rimaniamo in promozione B ma con il miglior under, giusto Giuliano? Sì, il miglior under. Allora, miglior under della promozione B. I finalisti in questo caso sono 3. Manuel Sant'Agata della San Giustese. L'ho visto, c'è, ecco. Riccardo Maria Carafa del Porto Sant'Elpidio, che non dovrebbe esserci, mi pare, per gli impegni con la rappresentativa regionale, però c'è un dirigente, qualche dirigente del Porto Sant'Elpidio, eccolo, Peppe Spreda, e Roman Ciorno Pisciuk dell'Aurora Treia, con una curva clamorosa alle spalle. Chiamerei Guido Andrenelli della PCC di Magliano.
promozione. Eccolo, succede, è arrivato, vediamo là, deve essere una sorpresa. Prego. La sorpresa la sveliamo subito, perché a vincere il premio come miglior under promozione B è Roman Czornowski. Ti chiameremo Roman. Al secondo posto Mamma e la Sant'Agata, al terzo Riccardo Maria Carafa. Carafa da guarda. E dai anche questo. Roman, vieni qua. Vai Roman! Hai portato tutto il fan club, Roman. Vieni qua, ti tengo vicino. Sì, compagni di squadra, amici, sono tutti. Siete? Sì, anche la famiglia, c'è tutto. Giustamente, c'è cioè, una curva intera per te. Sì, sono contento. Ringrazio i miei compagni di squadra, il mister, la famiglia, amici e i tifosi che sono splendidi. Facciamo un applauso a questo ragazzo con un sorriso che la dice lunga su quanto sia contento di ricevere questo premio oggi. E ringraziamo anche tutti gli allenatori, i dirigenti delle altre squadre che lo hanno votato, di quelli che ha preso un sacco di voti. Lo sapevi? No, non lo sapevo. Aspettavi? No, sono Adriano, sono forti, quindi abbiamo battuto. Beh. Complimenti a Roman, anche a Manuel e a Riccardo, grazie. Grazie ragazzi, grazie. Allora, andiamo avanti sempre con la promozione B. Siamo arrivati al miglior giocatore. I tre finalisti sono Andrea Casoni del Loreto, Davide Biondi dell'Atletico Piceno, Michele Pietrella dell'Elvia Regina. Ho visto Gustavo Malasporta che mi guardava. Vai, vieni Gustavo. Ci siamo sentiti al telefono. Gustavo lo conoscete tutti, è il responsabile degli arbitri partigiani, quindi ti conoscono tutti, non c'è problema. Com'è la situazione qui? Tranquilla? È qui? È perfetta, un'oasi felice. No, sono ragazzi che sono bravi. Gli arbitri sono bravi, forse sono tutti un po' meno polemici, no? Delle marche. No, devo dire che ultimamente mi pare, Gustavo, problemi seri non ce ne sono. E meno male, siamo contenti. Siamo contenti tutti. E siamo contenti anche di dire che il premio va a Michele Pietrella. Andrea Casoni in secondo posto, Davide Biondi in terza posizione. Michele, dove vai? Sbagliano. Perché parlavamo di arbitri o perché parlavamo di siete più corretti voi? Questo non lo so, non aspetta di dice di caso, però sembra che comportarsi sempre meglio. Questo premio da dove nasce? Secondo te? Non lo so, sinceramente non me lo aspettavo quest'anno perché sono stato un paio di mesi fuori per infortunio, quindi non so, sinceramente non me lo aspettavo. No. Spettatore infortunato si vive in maniera particolarmente sentita poi, no? La stagione. Sì, non mi era mai capitato nella mia carriera di star fuori tutto questo periodo, è stato veramente brutto, però in compenso i miei compagni si sono comportati benissimo, abbiamo detto il campionato, quindi non andare meglio. Sarà un
una ricompensa, no, anche per magari dei momenti di sofferenza. Complimenti Michele, ti hanno lasciato solo e quindi ti salutiamo. Ok, l'intermezzo adesso. Proseguiamo con un altro ospite graditissimo, chiamiamo qui sul palco Bruno Ferretti, giornalista storico del Messaggero, la prima firma del Messaggero delle Marche, da sempre segue l'Ascoli e non soltanto, per ogni segreto c'è Bruno Ferretti. Buonasera. Ci si dà del tu tra colleghi, ma sono veramente molto felice di conoscerti. Complimenti. Grazie. La memoria storica, possiamo dire, no? Dell'Ascoli, ci soffermiamo sull'Ascoli perché lei ci potrebbe magari veramente svelare tanti ci potresti svelare tanti segreti. Sono una quarantina d'anni che la seguo e quindi qualcosa sì, però memoria storica forse è esagerata. Ascoli si sta leccando le ferite in questi giorni di un playoff l'ennesimo andato male, è il quinto, quindi farà bene in futuro non girarci più ai playoff, perché 5 ne ha fatti, 4 per salire in Serie B, 1 per salire in Serie A, ma sono andati male per un motivo o per l'altro tutti e 5, quindi auguriamo all'Ascoli per il futuro di vincere i suoi campionati senza arrivare a giocarsela alla lotteria dei playoff. Consiglio a chi vuole diventare la prima firma? Ma questo è un lavoro di passione, io ho iniziato che non avevo ancora i pantaloni corti e andavo a scuola, quindi la prima firma è troppo, sono tutte uguali le firme, non dipende dalla categoria che si segue, non perché uno segue la scuola di Serie A può essere considerato più bravo di uno che segue una scuola di eccellenza e viceversa, bisogna vedere come si lavora con impegno e con passione. Ai giovani che cominciano oggi suggerisco consiglio forse anche banale, ma quello di farlo con piacere, cercare di divertirsi, di essere obiettivi, onesti, di spogliarsi della propria passione sportiva quando si racconta di una partita della cronaca, cercare di essere il più obiettivi possibile e poi l'esperienza piano piano, con l'esperienza si matura, si imparano le cose e si potrà migliorare nella professione. Giuliano, noi vogliamo dare un premio a Bruno? Sì, io però ci terrei in modo particolare, Bruno lo sa, lui è l'Ascoli per noi, soprattutto che siamo della zona, che leggiamo costantemente, abbiamo letto i suoi articoli, ci teniamo che a premiarlo sia un altro volto famoso dell'Ascoli che con lui ha condiviso tanta parte del cammino negli ultimi tanti anni. Chiamerei un attimo Massimo Simba con un bel applauso del mister. Siete amici da una vita, quindi mi è sembrato giusto che a dare questo piccolo riconoscimento. Buonasera Silva, ben trovato. Avevo capito, però ho fatto finta di niente. A proposito di Ascoli, qua parliamo di una promozione sia da giocatore che da allenatore. Silva, sono emozioni che non si possono forse a parole descrivere. Vabbè, lui è la storia di un Ascoli, ne ha vissute tutte, dalla prima Serie A, però io quasi, insomma, anch'io ne ho passate tante. Beh, certo, in questa regione mi ha adottato, poi tra l'altro voglio anche dire una cosa, che io ho iniziato a fare l'allenatore con una squadra marchigiana, la Grottese di Grottazzolina, e questa mi è rimasta sempre nel cuore, quindi ho fatto una discreta carriera, ma... Ceratese, cioè giusto nella sua carriera. Sì, ma queste sono più famose, la Grottese invece è un particolare, credo, importante, insomma. Però con l'Ascoli ci sono mille cose, certo una città così piccola, adesso vado a Marizzi, che c'era anche Bruno, andare in Serie A la prima volta nella storia per una squadra marchigiana è una grande cosa. Meglio da giocatore o meglio da allenatore? Meglio da giocatore, però sono emozioni diverse, ancora nonostante i capelli bianchi alleno ancora, ma non mollo, alleno ancora sicuro altri 5-6 anni. Facciamo adesso Silva? Quest'anno allenato il Grosseto e il Gabò, un'esperienza dura anche lì, però bella, mi piace
questo calcio, poi Bruno che ne racconta tutti i giorni, questo calcio sempre un po' chiacchierato, insomma, queste storie della FIFA, le scommesse. Ci facciamo mancare niente in questo periodo, Silva? Non possiamo più, però vedere questi giovani, questi giocatori, questa passione anche dei dirigenti per il calcio dilettanti mi emoziona ancora e mi fa molto piacere, perché in fondo è sempre lo sport più bello del mondo. È un grande Massimo Silva, premia Bruno Ferretti. Grazie Bruno, ci ha fatto piacere. Massimo, pronto? Si sente? Massimo è stato un pezzo di storia dell'Ascoli, prima come calciatore Massimo Silva e poi anche come allenatore. Due piccolissimi aneddoti, visto che Simone ha detto che sono la memoria storica dell'Ascoli, lo devo anche in qualche modo dimostrare. Allora, fu suo il primo gol, il gol della prima storica vittoria dell'Ascoli in trasferta in Serie A, e poi non in un campo qualunque ma a San Siro. La partita era Inter-Ascoli 0-1, gol di Massimo Silva. Per quanto riguarda invece la più recente, il suo più recente passaggio da allenatore sulla panchina dell'Ascoli, ha compiuto un'impresa di poco straordinaria. Gli fu affidata la squadra a ottobre, era a 14 in Serie B, 3 anni fa. L'Ascoli era a 14 punti dalla salvezza, quindi praticamente retrocesso. Nessuno più avrebbe scommesso un centesimo sulla salvezza dell'Ascoli. Lui sì. Noi quel giorno che accettò di prendere la guida della squadra gli facemmo tutti gli auguri, però ci guardavamo un po' sbigottiti perché sembrava un'avventura, una missione impossibile. Non è stato così, per fortuna dell'Ascoli, per fortuna di Massimo Silva, che è riuscito a traghettare l'Ascoli verso una delle più clamorose salvezze ottenute nella sua storia ultracentenaria. Grazie. Grazie davvero, grazie. Adesso Massimo rimane un attimo con noi, che lo utilizziamo, bravo. Approfittiamo, grazie. Bene. Ciao Bruno, grazie. Allora, andiamo alla volata finale. Alla volata, saliamo in eccellenza. Allora, migliore allenatore dell'eccellenza, qui ce la sbrighiamo velocemente perché l'eccellenza è una, sono 3 premi, quindi facciamo velocemente. Allora, i finalisti sono Aldo Clementi del Tolentino, Dario Ruben Bolzan, Folgore Falerone Montegranaro, che credo non ci sia perché è tornato qualche giorno in Argentina, ci dovrebbe essere qualche dirigente, Pippo Monterotti, Gianluca Fenucci, Biagio Nazzaro, il mister l'ho visto e c'è, Domenico Stallone e Monticelli. Eccellenza è Domenico Stallone. Aldo Clementi al secondo posto, Dario Bolzan e Gianluca Fenucci e Seco in terza posizione. Questo è il pure per Dario, questo è per il mister, questo è per il mister, grazie mister. Massimo, come Massimo. No, prego Silva. No, quello che dicevo prima di passione e di cose, Nico, che tra l'altro ha lavorato con noi nell'Ascoli, quando c'ero io anche prima squadra, lui allenava la primavera, ora sta facendo un campionato eccezionale. La passione, dicevo, lui l'ha sempre avuta tantissima, perché anche con altro, col lavoro è sempre impegnato, ma il calcio l'ha sempre amato, e ora si trova con una squadra di un quartiere, sapete dove abito io, Ascoli, a Monticelli, e Monticelli
Dai, facciamo gli scongiuri, sta facendo un campionato buonissimo. Diciamo, facciamo un in bocca al lupo, diciamo sentito per domenica. C'è questa partita importantissima con la squadra laziale. Sentiamo allora Domenico che ha preso sia il premio sia ha ricevuto queste parole bellissime di Massimo Silva, non uno qualunque. Ringrazio Massimo per le bellissime parole. Mi sento di condividere questo premio con il mio staff, i miei collaboratori, Mauro Iachini, preparatore atletico, e Francesco Terrani, preparatore dei portieri. In particolare con tutti i miei ragazzi, perché veramente stanno facendo un'annata meravigliosa che mi sta facendo provare delle emozioni veramente uniche e irraggiungibili. Dall'altra permettetemi di fare solamente due passaggi veloci. Uno, oggi ho visto qui tanti amici che allenano in seconda, in prima, in promozione. Faccio i complimenti a tutti perché abbiamo tutti veramente una grande passione e una grande competenza qui delle Marche. Lo dimostra anche il fatto che noi come Monticelli ci stiamo confrontando contro altre regioni e credetemi, la difficoltà della nostra categoria, la preparazione che c'è degli allenatori delle Marche è veramente superiore a quella delle altre regioni. Quindi un complimento a tutti gli allenatori che sono presenti, ve lo meritate tutti. La seconda, permettetemi di chiedere a tutti un applauso, il ricordo di un grandissimo allenatore che è scomparso in questi giorni. Parliamo di colui che io ho avuto la fortuna di avere come allenatore e mi ha fatto esordire in Serie A il 21 dicembre 1980 allo Stadio Olimpico di Roma. Un allenatore che ha fatto la storia italiana perché amava il bel calcio, Giovan Battista Fabbri. Un applauso, grazie. Grazie ragazzi, grazie Massimo. Vai Giuliano. Allora, le belle parole di Nico Stallone, al quale rinnoviamo gli in bocca al lupo per domenica, questa partita decisiva per la salita in Serie D. Miglior under dell'eccellenza, anche qui abbiamo dei pari merito, quindi i finalisti sono in quattro. Alessandro Radi, Forsempronese, Lorenzo Ripa, Tolentino, non so se c'è Lorenzo perché era impegnato con la rappresentativa, forse non c'è, Lorenzo Albanesi, Monte Giorgio, Kevin Candellori, Porto d'Ascoli. Inviterei il presidente del Tolentino, mi sembra di averlo, eccolo, il presidente del Tolentino. Allora, io avevo pensato una cosa, questi ragazzi, da passare un attimo, allora il sogno di questi ragazzi che già fanno l'eccellenza così giovani è quello di fare una carriera nel calcio, adesso auguriamo a tutti il massimo, però l'augurio che vi facciamo noi è questo, che un giorno le vostre partite possano essere commentate da Maurizio Compagnoni, significa che siete arrivati molto in alto, Maurizio vieni a darci una mano. Vieni Mauri. Per la premiazione dunque del miglior under in eccellenza vi svegliamo che il vincitore è Lorenzo Ripa del Tolentino, non è qui ma è importante che ci sia il presidente perché è un premio che lui deve ricapitare sicuramente a Lorenzo, assente giustificato con la rappresentativa, no? Lorenzo Albanesi al secondo posto, Kevin Candellori, Alessandro Radi al terzo. Allora Candellori, Radi. Beh, vedi se può essere, dai Lorenzo. Sì, ci siamo. Tatuaggi come siamo messi, chiede Compagnoni, ma io non li vedo tanto, li vedo molto molto senza creste, senza tatuaggi. No, ho sbagliato? No, li vedo molto tranquilli, ma non solo loro, anche tranquillissimi, no, li vedo molto a portata, non siamo ancora ad un livello di mano. Siamo ancora magari crescendo, chissà. E speriamo che restino così, pur toccando traguardi importanti. Presidente, Lorenzo Ripa, due parole su questo ragazzo che non c'è ma che vorremmo conoscere meglio. È impegnato in Lombardia con la rappresentativa Marche, quindi vi faccio un bocca al lupo.
sono contentissimo di stare qui anche per il secondo anno, perché anche l'anno scorso abbiamo vinto con un altro under. Vuol dire che l'impegno che noi abbiamo con i giovani è ben speso. Grazie a tutti. Grazie, grazie, ne abbiamo grazie, davvero presidente. Bisogno in Italia, ne ha bisogno il calcio italiano. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ancora Giuliano con i protagonisti in campo. Sì, rimaniamo in eccellenza e passiamo alla finale per i migliori allenatori. I tre finalisti sono, i migliori giocatori, chiedo scusa, ero preso dagli allenatori precedenti. Allora, miglior giocatore di eccellenza, i tre finalisti sono Andrea Mandorlini, Folgore Falerone, Montegranaro, Emanuele Francioni, Bismara, Juan Sebastian, Marco Aldi, Monte Giorgio. Mi piacerebbe che a premiarli fosse Michele Paolucci. Dov'è Michele? Non lo vedo, però se viene a premiarli mi fa piacere. Eccola. Tre grandi calciatori premiati, ma sono tre grandi giocatori, quindi... Michele nuovamente non aprire quella porta. In eccellenza è Emanuele Francioni. Andrea Mandorlini al secondo posto, Juan Sebastian Marco Aldi al terzo. In eccellenza, com'è la situazione? Quali sono le difficoltà? Che tipo di campionato? Quest'anno è stato, innanzitutto buonasera a tutti, è stato un campionato molto equilibrato, poi le difficoltà veramente non ci sono, quando ci si vede insomma si disputa un campionato bello come quello di stanno, difficile, equilibrato, quindi non vedo difficoltà, calcio, quindi non c'è. Sta bene. Il tuo ruolo qual è? Attaccante. Gol? Sì. Capocannoniere. Me lo dici all'ultimo, Giuliano. Punto forte. Capocannoniere, allora i complimenti sono troppi. Grazie Emanuele. Allora, adesso approdiamo alla Serie D. Per noi è una novità, negli ultimi due anni ci fermavamo a quello che era l'eccellenza, dall'eccellenza alla seconda categoria. Quest'anno abbiamo pensato di ampliare, visto poi che il girone F di Serie D era composto per la stragrande maggioranza, 10 squadre marchigiane. Quindi abbiamo avuto questa opportunità di avere le nostre squadre, le squadre della nostra regione, quindi abbiamo chiamato presidenti, direttori sportivi e tutti quanti gli incaricati delle squadre per questa votazione della Serie D. E partiamo con gli allenatori. I tre finalisti sono Giuseppe Magi, che però all'ultimo secondo non ci può essere, ci dovrebbe essere Giulio Spadoni da qualche parte, Marco Alessandrini e Osvaldo Iagoni, che ho visto prima da qualche parte. Eccolo, vi dovrebbe essere da qualche parte il tutorone Borgelli per la premiazione. Eccolo. Siamo pronti allora, buonasera, la squadra è completa e siamo pronti per svelare il nome del miglior allenatore della Serie D. Il premio Marche Gol va a Giuseppe Magi. Marco Alessandrini in seconda posizione, Osvaldo Iagoni al terzo posto. Qui abbiamo il Gota, questi vanno intervistati tutti ragazzi.
vanno intervistati tutti, un telegramma da parte di ognuno. Mi lascio guarda male, mi odia, eh? No, è facile. Ripercorro un po' quello che ha detto Silva prima. Abbiamo capelli bianchi, la stessa età, quando ha parlato di grande impegno da parte di questi allenatori, di questi giocatori, di questi dirigenti del settore dilettantistico, che chiaramente è veramente la fucina per quelle che sono le ribalte migliori poi più avanti. Quindi complimenti a loro. E poi chiaramente qui i complimenti si sprecano. Chi non ha perso la partita è tenuto testa per tutto l'anno. Ringrazio il mister per i complimenti, vorrei farli anch'io alla Maceratese perché ha disputato un campionato eccezionale, però io sono orgoglioso e fiero di aver allenato un gruppo di ragazzi che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Onore alla Maceratese, onore un po' a tutti quanti noi. Beh, io rappresento il mister che penso sarebbe stato orgoglioso di stare su questo palco con due allenatori così importanti. È stata una stagione bellissima, perché vincere è bello e vincere senza perdere mai credo che sia qualcosa di incredibile. Visto che loro sono stati così generosi di complimenti, faccio un augurio anche a Fano, che ha ancora una possibilità di raggiungerci, e magari sarebbe piacevole ritrovarci anche nella categoria superiore. Grazie, vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie Giulio. Ciao. Mister, grazie, gentilissimo. Grazie. Ciao. Prego, vieni via qualcuno. Tu. Ancora Serie D per la grande volata finale. Sì, no, siamo alla grande volata finale. Miglior under Serie D, anche qui dei ragazzi molto promettenti. Sono tre i finalisti. Intanto metto in allerta Maurizio Compagnoni per la premiazione, perché anche a questi ragazzi voglio augurare che sia tu un giorno a fare una loro telecronaca. Allora, i finalisti sono Lorenzo De Grazia della Maceratese, Nicolas Bensaia Civitanovese, Nicolò Verdicchio Recanatese. Questo è un premio importantissimo. Miglior under in Serie D è Nicolas Bensaia. Grazie. Lorenzo De Grazia al secondo posto, Nicola Perdicchio al terzo. Su Nicolas posso dire una cosa, questi sono tre ragazzi, questi sono tre ragazzi straordinari che hanno fatto un campionato eccellente e hanno avuto un sacco di voti, quindi ci fa piacere. Gli under della Serie D probabilmente Maurizio qualcuno lo rincontrerà tra un po' di tempo. Su Nicolas abbiamo un aneddoto simpaticissimo: lui quest'anno con la Civitanovese ha fatto un gol spaventoso da porta a porta, tipo noi l'abbiamo titolato Bensaia come UEA, è diventato virale su tutti i siti, ce l'hanno preso dalla Repubblica, su Gazzetta dello Sport, era partito da Marca in Gol, quindi siamo orgogliosi, grazie, fanno un altro così che ti seguiamo. Non ti ha fermato nessuno, la porta a porta. Leggero accento romano, tu stai venendo proprio da Roma, credo, in questo momento. No, non si sente per niente. No, anzi no, va bene. Mi sento più a casa anche. No, scherzi a parte, davvero uno futuro roseo, ci pare di capire, c'è un giocatore che ti ispira. A partire dall'inizio partire quando prendo partito. Ma tu è centrocampista? Già ci siamo. Dovrebbero portare poi. Qui giochi in casa perché. A giocare qua. Appunto, come ti trovi? Come ti sei trovato? A parte quello che è successo.
sono benissimo, sono stato veramente bene. La Civitanovese, per chi non lo sapesse, ha avuto qualche vicissitudine societaria, loro sono rimasti un po', però nonostante questo hanno fatto un grande campionato e lui soprattutto ha fatto una stagione straordinaria, quindi più che meritato il premio, assolutamente, ma per tutti e tre, questi sono veramente tre signori giocatori che tra un po' di tempo Maurizio ci commenterà su qualche televisione. Costo tu costo, Maurizio. Vedo una carica d'adrenalina che va a salti metri. Immaginati il campo, ce lo spiego. No, è difficile da spiegare. Non con nessuno, quello per. Ah, non so, la, vieni, sai, grande lavoro poi, no? Grande lavoro. Roman, vieni. Bocca al lupo a tutti e tre allora, davvero di cuore ragazzi, e questo premio, tienilo bene in bacchetta. Resta così come sei, che va bene. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie ancora Maurizio. Siamo quasi alla fine, Giuliano? Sì, manca solo una premiazione. Io prima di fare l'ultima premiazione, forse la più importante, tutte sono importanti, però manca quella come miglior giocatore della Serie D. Prima di procedere, volevo fare alcuni ringraziamenti. L'abbiamo fatto più volte, ma non mi stancherò di ripeterlo. Un ringraziamento particolare alla gestione, ai titolari dello Sciada Beach Club, che ci hanno dato questa possibilità di essere qui questa sera mettendoci a disposizione un locale meraviglioso come questo. Ringrazio naturalmente gli sponsor che avete visto alle nostre spalle, che comunque sono venuti sul palco quasi tutti a darci una mano sia per la premiazione, ma soprattutto ci hanno dato una mano per portare avanti e sviluppare questa serata. Ringrazio naturalmente i ragazzi che avete visto sparsi, alcuni stanno nascosti dietro allo schermo, che hanno curato la regia, che hanno curato la ripresa, e quindi oltre a ringraziare appunto gli amici che sono venuti a trovarci delle altre televisioni, ringrazio anche i nostri ragazzi che sono Stefano, Luca e Isabella. E qui davanti a me non posso far altro che ringraziare un grande professionista della fotografia come Fabrizio Ottavi. Nei prossimi giorni vedremo sui giornali, sul sito, le foto che Fabrizio sicuramente ha scattato stasera, e se lo fa Fabrizio è un grande lavoro, lo sappiamo. Un grazie a Marco Bagnanini, che prima era seduto da queste parti, che ha fatto le interviste volanti e che è sempre simpaticissimo e che ci dà sempre una mano. Dalla prossima settimana, da lunedì, sul nostro sito troverete tutta questa serata riportata in pieno. Naturalmente ci saranno poi dei servizi sul PC3, su TVLS, la serata completa in YouTube, su ETV, quindi ci sarà modo di rivedersi. Ed infine permettetemi di ringraziare tutti gli amici di Marco Ingolle che insieme con me, e soprattutto grazie a loro che abbiamo creato questo premio e abbiamo portato avanti questa iniziativa. Quindi vorrei ringraziare, se dimentico qualcuno abbiano pietà, ringrazio Alberto, Gianluca, Roberto, Alessio, Simone, Nicola, Fabio, Diego, se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa in anticipo. E niente, grazie a tutti, prima di procedere all'ultima premiazione. Poi per Simona la ringrazierò alla fine. Grazie Simona. Grazie Giuliano, grazie a voi per questa bella serata. Siamo all'ultima premiazione per il miglior giocatore della Serie D, giusto? Allora, innanzitutto chiamerei Ivo Paniti a raggiungermi sul palco. L'ho fatto lavorare il meno possibile perché purtroppo Ivo ha un momento di difficoltà fisica e quindi non lo volevo far. Vieni Ivo. Ivo in rappresentanza del Comitato Regionale Marche della FGC, è il nostro vicepresidente, quindi un bel applauso per Ivo che ci ha dato la sua disponibilità per questa serata. Ivo, ti ringraziamo tantissimo, tu sei sempre presente, sempre vicino a noi per questa manifestazione, noi ci teniamo tantissimo e ci teniamo tantissimo che tu ci venga sempre a trovare, e ci fa particolarmente piacere insomma. Brevemente una valutazione su questa stagione che si sta chiudendo, prego con il microfono di Simone. Io credo che, tanto qui siamo tutti marchigiani, anche se come se uno l'ha battuto ai Ascoli, si dice così, sì. Se uno dice all'ospite, ospite, buono il vino, che vuoi che ti dica? Che dice l'ospite, veloce. No, però a parte questo, io credo che sia andato tutto nel migliore dei modi, problemi particolari non ce ne sono,
non ce ne sono stati. Ecco, l'ultimo atto è stato detto più volte, ma lo dico anch'io, l'ultimo atto è quello del Monticelli, che speriamo che... Che ha un sacco di squadre marchigiane che fanno tifo. Infatti stavo dicendo, perché questo è una speranza non solo per il Monticelli, ma anche per tutti quelli sotto che poi a scalare vanno. La stagione è finita, ma io dico sempre, dice adesso non c'è da fare più niente. Adesso viene il bello, esatto, perché qui la stagione quando finalmente parte a settembre, poi dopo c'è da gestire la routine, la normale amministrazione. E adesso invece è prima, dico sempre io, c'è il campionato estivo, cioè non sa ne sa, prima del Ferragosto non si sa qual è l'organico, perché chi sarà ripescato, chi non sarà ripescato, chi non si riscrive, tutti i vari Toto Gironi, Toto ripescaggio. E poi ci sono naturalmente le iscrizioni, tesseramenti, i calendari, cioè, no. Noi d'estate non ce ne possiamo. Buona serata a tutti, grazie a tutti, grazie a Martin Gol, grazie alla mia Giuliana, grazie a te Ivo. Allora, in compagnia di Ivo Panichi chiamiamo sul palco i quattro finalisti, perché c'è un pari merito per la graduatoria di miglior giocatore della Serie D. Allora, i finalisti sono Andrea Sibilla Del Fano, Daniele Degano della Civitanovese, Nicola Moretti del Matelica, che non c'è, però c'è qualche dirigente del Matelica. Ma chiaramente è stato nel cuore anche la Civitanovese. E allora l'ultimo riconoscimento della serata, quello di miglior giocatore della Serie D, va Andrea Sibilla. Presidente, lo prende lei. Anche qui Simona, ci abbiamo un parterre di Catarina. Mica da ridere. E poi Andrea, è con te che vogliamo chiudere questa serata, ed è il tuo sorriso a lasciare il segno sull'ultimo premio, un premio forse il più importante, sì, detto, sì. Giuliano. Partecipare, la splendida serata, ripeto, siamo contenti di aver partecipato. Siete anche divertiti tanto, visto che sono partenti qua, voi ridete tanto, adesso il microfono passa anche a voi due, così poi chiudiamo. Quindi che devo dire? Non lo so. Bellissimo, l'odore è sempre bomba, siamo tutti contenti. Sono molto amici loro, sono venuti insieme a ritirare il premio, quindi una bella stagione, quindi quest'anno è bello rivedere amici, sono stati come ha detto Daniele, una bella serata e rivedere sempre amici fa tanto piacere, quindi molto gradevole appunto, e ringraziamo per la cena che è stata molto buona. Questa cena molto buona dello Shada Beach Club. Chiudiamo con il bomber che ha realizzato quanti gol? Non è vero, non mi ricordo. Non si ricorda? Non mi ricordo. Vabbè, il bomber. No, ha vinto la Rassi dei Cannonieri. Fantastico, ha vinto la Rassi dei Cannonieri. Allora grazie Andrea, Daniele, Andrea, Silvestro, grazie, in bocca al lupo a tutti. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Grazie Silvestro. Ciao Bomber. Siamo ai saluti. Allora, prima di salutarci vorrei chiamare sul palco Emanuele Ascani.
della gestione dello Shada Beach Club. Emanuele. Eccolo Emanuele. Eccolo che arriva. Eccolo qua. Oh, grazie, ma grazie, che meraviglia, grazie mille e complimenti, perché questa è un'oasi di paradiso veramente. Grazie a tutti, siete benvenuti tantissimi, è veramente bello vedervi così tanti, vedere questa atmosfera, per noi è un onore e un piacere, grazie. Solo Shada Beach Club che ci ha ospitato in maniera permettetemi anche da parte nostra, da parte di uno dei nostri sponsor, della Tonderma, che è stato uno degli sponsor della serata, un pensierino e un omaggio per Simona, che è stata così carina a venirci ad aiutare per questa serata. Grazie Giuliano, grazie Giuliano, correggo io, una splendida compagna di viaggio, grazie a voi tutti allora per essere stati con noi, speriamo di avervi divertito, di avervi fatto compagnia, ringrazio la reazione di Marco e Gol e tutti gli organizzatori che abbiamo avuto qui questa sera. Un piacere. E Giuliano, grazie a te. Grazie a tutti per essere intervenuti così numerosi, ci ha fatto particolarmente piacere, l'ho detto anche prima, quindi siamo contenti, speriamo che sia vista di bene, ma mi pare di sì, dalle facce mi sembra che stia scorrendo tutto per il meglio. Diamo appuntamento l'anno prossimo? Sì, sicuramente, l'anno prossimo, la premiazione è andata per il meglio, purtroppo è mancato qualcuno, ma è matematico, con 90 premi non si poteva pretendere di avere tutti, insomma. Quindi non possiamo far altro che rinnovare l'appuntamento. Speriamo al prossimo anno, magari fino alla Shada Beach Club, e sarebbe veramente un piacere per tutti. Grazie e buona serata a tutti. Grazie e buon divertimento ancora qui allo Shada. Buonanotte.